spalle non è riuscita ad accorciare. In questo momento sono ai supplementari Juventus e Genoa, nel frattempo la Fiorentina è ai quarti. Sì, la qualificazione non era cosa semplice perché la Spal sta facendo molto bene nel suo campionato. Noi abbiamo approcciato la gara nel modo giusto, come spesso abbiamo fatto nelle nostre uscite ufficiali, e siamo riusciti ad indirizzare la gara, che si è riaperta grazie ad un autogol, se non sbaglio, di Lahti su un calcio d'angolo. Però mi è piaciuto che la squadra ha, come dire, mantenuto sangue freddo, non ha perso la tramontana ed è riuscita a continuare a giocare con le trame preparate, e probabilmente con un pochino più di precisione e cattiveria il risultato poteva essere anche un pochino più largo. Ora, testa a Palermo. Diciamo, vogliamo concludere, come avevo detto precedentemente, questo magnifico 2018, per poi prenderci magari un meritato riposo. Mister, oggi più o meno la formazione era simile a quella titolare che abbiamo in campionato, c'era qualcuno che ha giocato meno, però più o meno è l'11 consueto. Non so se in questa scelta ha contato anche la sfida dell'anno scorso in Coppa Italia col Milan, dove foste eliminati subito, forse c'era qualche cambio di troppo. Ci avete pensato, ci ha pensato? Ma io ci tengo ad arrivare fino in fondo. La condizione fisica dei ragazzi è ottimale, possono fare 3 partite in una settimana, e quindi ho cercato di mettere in campo la formazione che ritenevo migliore in questo momento. Forse fino a ieri qualcuno aveva sottovalutato le qualità di Beloco in zona gol. Beloco è capace di tutto. È un giocatore che deve migliorare dal punto di vista dell'ordine in campo, e è ancora molto istintivo, è un centrocampista, non può permettersi di essere istintivo, però è un giocatore che a questa squadra serve come il pane, è un giocatore importante, e finalmente oggi ha trovato la via del gol. Nonostante comunque in campionato abbia avuto qualche situazione dove poteva segnare ed è stato poco preciso. Senti, ho visto un sottile migliorato rispetto all'ultima uscita, per il morale bene che abbia segnato un gol, poi purtroppo quei tre erroracci, quelle tre conclusioni, due forzate, una un po' da egoistica, senza vedere il giocatore libero dall'altra parte, che lui era a sinistra. Ma l'attaccante diciamo che è un po' egoista in generale, però Riccardo ha fatto le 2 fasi, ci ha dato una grossa mano, è ripiegato, è ripartito, probabilmente gli mancava qualche minuto in più che è venuto a fare in primavera, e come dico sempre, i giocatori della prima squadra sono sempre ben accetti e vengono sempre nel modo giusto. Quindi, complimenti a loro e complimenti comunque ai ragazzi, voglio sottolineare, perché oggi non era facile, e ancora una volta hanno dimostrato di mettere un piccolo mattoncino nella crescita mentale che io sulla quale lavoro molto. Che sia Genoa o Juve, comunque si giocherà al boss. Un quarto di finale in gara secca è un vantaggio. Il 23. Il 23 gennaio, sì. Sì, può essere un vantaggio, dipende con che atteggiamento noi la affrontiamo, ma può essere un vantaggio. Grazie. Grazie, grazie. Buon Natale, auguri.